commentare l'autosufficienza. Ma io volevo rispondere prima di. Se mi voti contro subito, spero ci saranno dati, perché a quanto ho sentito sono dati sicuramente. Possiamo che io rispondo dopo e dopo mi dite come votate, ma non perché così è Marco che ha un senso. Forse manca un punto per prima non sottolineare, se è possibile. Aspetto l'ora dell'intervento. Sì. Volevo solo fare questa precisazione. Allora, a me sono concesso che tu dai questi tetti, gli dai la superficie per 25 anni. Se a quel tetto necessita una manutenzione, perché come nel caso qua non c'è l'acqua, no? Sì. Ok, come facciamo? Si deve... Come? Cercheremo. No, ho capito Flavio, però tu capisci bene che se devi spostare il fotovoltaico c'è un danno per colui che l'ha installato. Il GSE lo riconosce, cioè non è così semplice, dico lo sposto come una macchina, no, lo metto da un'altra parte dopo fuori asfalto, non è così. Cioè, questo però è un problema che può avere su qualsiasi edificio dove viene montato un fotovoltaico. Sì, chiaro, però se sei te quello che mette i pannelli, è un danno a te che diciamo non devi risarcire nessuno, no? Nel caso. Invece se tu lo dai a un privato, certo, se il privato non deve ascoltare, Flavio mi qua, sta fanno 6 mesi da fare il tetto, io ho una perdita e quindi mi faccio un ribasso. Questa è un'ipotesi che va presa in considerazione seriamente, cioè i tetti 25 anni, non so adesso questi qua, gli edifici che magari, adesso io non so nello specifico gli anni precisi di ogni edificio, ma credo sostanzialmente che le garanzie 2 anni, voglio dire, devono, cioè, hanno sicuramente una ventina d'anni, quindi ecco, quindi va da sé che fra 10, magari 15 anni bisogna comunque pensare seriamente di fargli una manutenzione, se non anche prima. Sentite che metti 25 anni come tempo utile per l'ammortamento, che giustamente lo ricade all'entrata dell'investimento, e sembra quanto mai diciamo, rischioso, ecco. Perché guardate che dopo, se sto privato e vuole la rivalsa, per il fatto che non hai introito, cioè, vediamo una bella storia. Quindi tu stai ipotecando, come ha detto Falco, anche il fatto delle amministrazioni future, perché poi vincolando per 25 anni, sai, risulta difficile poi, non so se hai non so se hai inteso cosa voglio dire, cioè bisogna veramente teniamo in considerazione il fatto che il tetto va manutenzionato e se c'è da manutenzionare con un, diciamo, con tempi magari anche lunghi o medio lunghi, poi questo qua vuole un risarcimento, come giusto che sia. Chiaro. Posso rispondere intanto? Allora, praticamente nella delibera, allora, intanto abbiamo avuto due problemi grossi. Uno è stata l'economia, cioè questo comune si è trovato nell'impossibilità, perlomeno parlo dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno e mezzo in cui siamo noi qui, di avere a disposizione delle somme per poter affrontare l'argomento in modo soddisfacente. Il secondo problema è stato quello dei tempi. Voi sapete che alcuni incentivi, compreso quello che va a scadere a fine anno, poi non so se saranno ripetibili o meno. Può essere che ci sia a livello europeo, non so, qualche incentivo ulteriore, però al momento non abbiamo notizie di questo genere, abbiamo solo una scadenza di fine anno per gli edifici pubblici, per cui poi difficilmente riusciremo ad avere un interesse da parte di privato su certi temi. La specifica era nata più grande, tanto l'interessamento al fotovoltaico c'è da parte di questa amministrazione sempre e su tutti i tetti dove è possibile fare questo tipo di lavoro. Chiaramente scarterei il comunale, il cimitero, Mazzi, cioè gli edifici chiaramente sottoposti a vincolo dove non possiamo mettere un pannello, magari in futuro ci saranno i pannelli. Ci saranno i pannelli magari che sono fatti come le tegole, esatto. Ecco, quindi andremo ad affrontare l'argomento quando sarà il momento. Però abbiamo anche delle tettoie, riferisco per esempio a quella del campo sportivo di Via Mesti, che è in Eternit. E oltre ad avere un problema di materiale, perché avanti di 30 anni per quella tettoia, e quindi facilmente anche si può asfaltare, sapete che il problema dell'amianto purtroppo lo abbiamo nel momento in cui si scritura. Che rimane intatto, problemi non ce ne sono, nel momento in cui voltizza nell'aria può creare dei problemi. E a Nogara, come magari potete vedere, ci sono più tetti in mezzo.
Ecco, in questo caso noi abbiamo focalizzato l'attenzione su questi edifici più grandi. Poi ci siamo trovati a un problema che non pensavamo di avere, che era quello dell'accatastamento. Cioè, alcuni edifici a Logaro non sono ancora accatastati, quindi abbiamo dovuto prendere un professionista, pagarlo e accatastare quegli edifici che pensavamo qualche mese fa di poter fare in modo veloce. Quindi abbiamo dovuto attendere anche questo ulteriore pecca che purtroppo è ripreso da noi e noi addirittura non sapevamo. E quindi ci sono queste prassi che impediscono un normale contratto con la ditta terzi se l'edificio non è verificabile il catasto. Quindi questo abbiamo dovuto, ecco perché il motivo della lentezza è di arrivare così a ridosso del fine anno con questo tipo di delibera. Abbiamo avuto appunto questi problemi e poi abbiamo avuto, diciamo così, forse in estremis, può darsi anche che non sia realizzabile, può darsi anche che non troviamo... Quindi, non so se sarà facile, vorrei banalizzare questa delibera, però ti dico, è più semplice magari di quello che si pensa, cioè proviamo. Se poi non troviamo una ditta che partecipa al bando, perché il bando sarà fuori, adesso non so se comunque sui bandi gli diamo una risposta. Diamo una risposta anche a Emanuele, devo fare i limiti minimi della norma per questo tipo di bando, vediamo se alcune aziende sono interessate oppure no, vediamo anche se alcune aziende non sono chiacchiere, perché io non so se, penso ognuno sia capitato che magari o perché ti telefonano a casa o perché magari incominciano a mandarti delle lettere o cosa, siamo quotidianamente soggetti a questo tipo di propaganda da parte delle aziende. Poi tutti ti dicono che sono i migliori del mondo e che tu hai il vantaggio più alto del mondo. Poi andiamo a vedere in pratica se è così. Adesso si sta proponendo proprio oggi ai soliti orari sopra il telefono a casa, non so se succede anche a voi, penso di sì, verso le tre, verso insomma che degli orari precisi di telefono a queste ditte e ti propongono adesso il fotovoltaico. Anni fa, qualche tempo fa, proponevano olio e quant'altro, adesso che sono fotovoltaico. Quindi andiamo a mettere la prova anche se chi è venuto in comune e ci ha dato un indirizzo di disponibilità a partecipare a questo tipo di patto. Se lui ci sta dentro con le spese e noi abbiamo in cambio un tetto, diciamo così, nuovo, piano per la copertura del campo sportivo oppure anche per lo spogliatoio, sarebbe già un vantaggio sufficiente per questa amministrazione, perché andremo a eliminare un tetto di verde. Per quanto riguarda poi il discorso degli altri edifici, sono conforme. Lui chi? Lui il privato. Per quanto riguarda il discorso degli altri edifici, sono d'accordo con Mirko, come dicevo prima, per quanto riguarda il discorso dell'ESCO, perché in quel caso potremmo avere uno scambio sul posto, cosa che non abbiamo invece nel campo sportivo, Mirko, perché purtroppo di corrente elettrica durante il giorno non ne consumiamo in quella posizione. Incentivo se fai uno smaltimento, lo sai, non so, perché no, è tutta una conseguenza. Ma io vi consiglio veramente di farlo voi. Sì, se lettami, fate il tetto, lo ne fate fotovoltaico. Insomma, vabbè, diciamo. Come vedi la disponibilità economica, poi sì. Vediamo comunque di utilizzare il tempo molto sincero, senza nessuna pezza. Non so se ce la farete perché è una prova, andiamo. L'indirizzo di questa delibera a tutti gli edifici proprio anche per non avere le mani legate più avanti che magari viene fuori a fare qualche altro incentivo. Non potevi essere tutto quel discorso? No, perché questa delibera qua è nata in quel momento in cui era il discorso dell'accatastamento e non tutti gli edifici c'era la possibilità di accatastare. È stato aggiunto in un secondo momento in modo sbagliato e non completo, quindi a questo punto proporrei di mettere su tutti gli edifici comunali purché non sottoposti a vincoli proprio per non avere problemi di questo senso. Questo vincoli sono determinate cose, comunque edifici vincolati non possono essere, su questi edifici non possono essere installati. No, è chiaro che se come si diceva, no, come si diceva con allora, se come si diceva con Mirko, ci saranno delle coppi che rispecchiano la vecchia struttura. Queste tegole fotovoltaiche l'impatto. No, adesso andranno avanti delle vernici. Ci sono anche delle che inserì un pannello in ogni tegole.
dirti che col telefonino si potesse andare in mezzo sulla forma. No, quello che prima io te l'avevo chiesto. No, aspetta che finisco, perché sennò come fa un casino. No, là è un momento un po' delicato. Lasciamo tanto per tutto il discorso dell'utilizzo durante la produzione, cioè edifici scolastici, scuole elementari, medie, loro varie hanno dei tetti adatti per poter fare questo tipo di discorso. Quindi se l'amministrazione ha due soldi da investire, io me lo auguro, sarà uno dei lavori che intenderei fare prossimamente, perché qui sì che abbiamo la possibilità di mettere il pannello, di utilizzare durante la giornata l'energia elettrica, e quindi su questo abbiamo un po' più di tempo avanti. Qui purtroppo a fine anno secondo me scavranno molte agevolazioni e ci impediranno di poterla riproporre più avanti la migliore azienda. Io pregherei anche il segretario di dire qualcosa sul bando, perché stiamo trovando. No, volevo sapere se è possibile avere un'idea di quanta, cioè che idea avete di quanto affitto. Sì, ecco, allora, anche su questo specifico discorso, cioè questo è solo, comunque per analizzare una delibera di indirizzo. Per quanto riguarda il discorso di economico di tabella, è vero che la giunta si riserva lì, però è anche vero che si può discutere assieme su quello che viene proposto. Ma era per capire se sono 100 euro, 500, 1000, cioè vedere se ha un senso per questa cosa oppure no, perché si deve dare. Allora, io mi accontenterei anche solo di cambiare tetto, perché il tetto di 30 anni fatto in FM io cambierei come. Noi siamo d'accordo tutti, Fabio, però se il minimo cambia e compenso se per l'energia sarebbe anche sufficiente. Il problema non si sa, abbiamo anche nei privati, queste che hai detto tu, fanno anche delle sigle private, non trattano dove il discorso dell'Etami, uno si impegna a tenere Camarone per 25 anni e sostanzialmente che poi si utilizzerà. Se ne dice veramente, cioè non è che rischiamo sbagliare. No, voglio dire, se magari non dire così, voglio dire, non vorrei avere le mani legate. Ma sì, l'anno 500 euro all'anno di un credo che è azzurro, ma la mia. Se sarà un anno, scusate un secondo perché sono per fare questo gioco. Parliamo dello specifico caso tribuna. Ok, va bene, nel caso lì, ok. Ma tu dici a me che no, metti che prima sono quello lì. Quindi mi sarei già contento, dopo gli altri dove consumiamo noi energia, non paghiamo la bolletta, ce la consumiamo e magari ne abbiamo condusso pienamente la cosa. Allora questa non serve niente. No, serve solo per il privato, per dare in concessione al privato. In quel caso lì non serve niente. Comunque non mi hai ancora detto quanta. Che idea avete di. Cioè quanto cifra avete idea di. Avete detto mi, per punto no, mio, mi se prima mi hai detto che ci sono delle. Vedo qualche proposta che sta vagliando. Si può sapere queste proposte? Si può sapere, non so se l'ha già visto. Quindi ci sono delle. Si può parlare. Ecco, vedi, allora ci sono già qualche ditta che è stato posto, non adesso, è stato posto. Sì, vai ora. Va benissimo. Voglio capire se il gioco vale la candela. Si può parlare. Questo è chiaro che è un argomento un po' interessante per tutti, perché evidentemente quando si tratta di i soldi pubblici, incassare, no? Non solo i soldi pubblici, ma anche incassare, è sempre interessante per l'amministrazione portare avanti questo discorso. Volevo un attimino rispondere all'osservazione fatta dal consigliere per quanto riguarda il non inserire all'interno dell'ordine del giorno del bando, perché questo è un aspetto prettamente tecnico e quindi diciamo la competenza del Consiglio Comunale è quella di indirizzo e dettare sì, purtroppo così la parte tecnica compete agli organi tecnici e agli organi esecutivi. Allora, la giunta è l'organo esecutivo, il Consiglio Comunale delibera gli indirizzi, sugli indirizzi la giunta porta avanti l'aspetto esecutivo. In questo caso il Consiglio Comunale non ha le competenze specifiche per poter dire su un bando mettiamo questo, mettiamo l'altro. La giunta esegue, non è che predispone il bando, neanche la giunta fa il bando. Ci sarà l'esperto se c'è all'interno della struttura comunale, se no ci sarà l'esperto esterno del comune. Quindi, la giunta approva qualcosa sulla base di un incarico o qualcosa che verrà proposto da organi tecnici. Ma l'atto di indirizzo è obbligatorio? Allora adesso aspetti, non ho finito il discorso. Vado a toccare tutti gli aspetti che avete un corso davanti.
perché siamo venuti in consiglio comunale? Siamo venuti in consiglio comunale perché intanto è una possibilità questa dell'amministrazione, quello che diceva il vice sindaco che concordava con il consigliere Moneschi era legato al fatto che comunque la possibilità c'è di farle fare il tetto fotovoltaico a privati oppure farlo come amministrazione. Per quanto riguarda l'amministrazione non c'è necessità di avere particolari problemi, non ha necessità di dare il diritto di superficie, qua parliamo di diritto di superficie, il diritto di superficie è un diritto reale, quindi va per forza in consiglio comunale perché evidentemente va a incidere sulla proprietà del comune, è un atto che va registrato e trascritto e quindi per poter poi intestarsi il contatore, il famoso privato che va a realizzare l'impianto, deve avere queste caratteristiche. Era l'obbligo passare così come prima. Prima aveva detto di no, ha detto che era una facoltà. No, ho capito male io. Il Consiglio Comunale dà la delibera di indirizzo autorizzando, infatti c'è scritto autorizzare la possibilità da parte dell'amministrazione di andare a installare su edifici comunali dando in concessione il diritto di superficie. Nel momento in cui il Consiglio Comunale si è espresso in questo modo, poi la Giunta porta ad esecuzione. Se c'è all'interno di un bando, qualche ditta che va a approvare il bando e va a concedere successivamente, dopo l'espletamento della gara, la concessione del diritto di superficie. Per quanto riguarda gli uffici, preciso un attimino la questione, quando si è parlato con gli uffici, è venuto fuori questo discorso legato al diritto di superficie e quindi alla possibilità di andare a fare gli atti conseguenti, è venuto fuori, ma qua gli edifici comunali la gran parte non sono accatastati, quindi non si può concedere un diritto di superficie perché un atto va registrato e scritto su edifici non accatastati, quindi quelli che erano stati inseriti qua. No, mi sembra strano. Nella maggioranza dei comuni diciamo ci sono tantissimi edifici non accatastati. Non è che sono edifici nuovi, sono edifici che esistono da 30 anni, immagino qua in comune, quindi da 30 anni non sono accatastati, ma non è una cosa strana, ci sono in tantissimi. Magari non era mia l'esigenza di vedere se erano accatastati, adesso che erano stati, si può trovare la sorpresa. Allora, quegli edifici qua elencati, se voi fate riferimento a una delibera che era stata adottata dall'amministrazione, era stato dato in carico ad un professionista di procedere all'accatastamento di quegli edifici che sono stati qua elencati. Dunque, passiamo al discorso di carattere economico. Si sa benissimo che da un po' di tempo questa parte con il governo, parte anche Monti e forse in parte anche prima, c'è stato l'abbassamento della contribuzione. Perché questo l'abbassamento della contribuzione? Perché evidentemente il contributo del GSE veniva caricato sulle famiglie. Il governo precedente. C'era speculazione. Sì, no, non solo speculazione. Speculazione perché comunque poi, cioè il governo alla fine, lo Stato, non pagava niente per quanto riguarda l'incentivo. Si sono accorti, poi a un certo punto hanno deciso di non proseguire su questa strada e quindi hanno abbassato. Lo sapevano da subito, sa che era sulle regolette, non è che si sono accorto. No, non noi. Sì, certo. Qualche uno si è lamentato, anche le famiglie giustamente si sono lamentate, perché devo pagare io l'incentivo a quello che fa la speculazione. E quindi hanno abbassato. Adesso il settore che prima si è sviluppato in maniera enorme è andato in crisi e quindi oggi forse comunque si riparla di riprendere un po' di incentivazioni per il fotovoltaico. L'ultima posta in gioco è quella entro fine anno, dove c'è ancora un piccolo margine di possibilità. L'amministrazione ha deciso di provare di vedere di installare, dando la concessione di diritto di superficie, perché le risorse finanziarie del comune sono purtroppo limitate. Se le risorse del comune poi lo permetteranno, evidentemente, siccome poi c'è un incentivo anche maggiore se fa
il pannello fotovoltaico all'amministrazione, quindi c'è un surplus anche nella contribuzione, quindi potrebbe essere iscritto. Allora, l'intento, l'intento del, dell'amministrazione è quello di, evidentemente, con questa cosa non spendere neanche un euro, anzi di guadagnare, evidentemente dando la possibilità al privato di andare a installare il pannello e quindi incassare il denaro, seppur una parte della dovrà servire per ammortizzare l'investimento, comunque di guadagnare quantomeno il consumo dell'energia elettrica che il comune spende nell'arco di un anno per quella struttura. Dove è possibile fare lo scambio sul posto, si farà. Se non è possibile fare lo scambio sul posto, ci faremo dare il canone minimo per coprire le spese legate al consumo dell'energia elettrica. Mi può dire in cifre quant'è? Adesso posso no, per capire, sai. Adesso non ho sotto mano. Ma perché? Allora, qua no, ma sai perché non c'è un piano, ma non si capisce se la cosa. No, non c'è solo un indirizzo, no, ma vedi Flavio, cioè, ma guarda, veramente in buona fede. Se uno ha un piano migliore di un'altra. No, voglio dire. No, voglio dire, qua non si capisce, a parte che la delibera. Ma dovrebbe essere una delibera. No, un attimo, voglio dire, non si capisce qua. È l'indirizzo questa. Sì. Però mi vuole votare sta roba lì. Indirizzo. È più grave, no, voglio dire, ascolta su di voglio dire, voglio dire, voglio dire che non riusciamo a capire, Flavio, se c'è reale convenienza è il pubblico qua. Capisci cosa sono? Cioè non c'è un piano per capire se io devo fare un piano per capire. Ascolta un secondo. Per me. Il Movimento 5 Stelle te l'ha portato un piano sul rientro della casa dell'acqua. Cioè noi abbiamo fatto un piano. No, no, per farti capire. Qua non ce l'hai un piano, cioè io non so se è conveniente o meno questa cosa qua. Nemmeno noi, noi vedremo solamente. Ma io non ne faccio conto. Allora, non sappiamo nemmeno se qualche azienda. Vabbè, a me sono concesso che un'azienda deve essere interessata a partecipi. Va bene, qua è solo una prova. Però devi anche mettere. Però non è una legata. No, devi mettere anche in conto se uno ti dice sì, capisci? Di sapere se è conveniente o no, perché se no dopo se ti dico no, non fai più. Perché ho fatto i conti che non va via lei, allora non ho più cacciato niente, basta, non scherzare. Cioè, non è così, intendo. No, era per capire, no, insomma, cioè, io dico, veramente tutta un'onestà, non capisco, cioè, non si capisce. Posso completare un pochino? Per spiegare. Non con me che ti capisci o meno. No, voglio dire, sì, come, ma che discorso è? Il discorso non c'è più di città, però. Cioè, no, piano, questo non capisce i miei amici. Voglio dire che non c'è un piano qua, nel senso non si capisce se è proveniente per la pubblica. Non c'è il piano, non c'è il bando. Ho capito, sì, ma se domani mattina c'è una ditta che ti dice sì, ok, va bene, lo facciamo. Allora. Vince il bando, e poi ti fai quattro conti e ti vedi che non è più conveniente. Non funziona così, non funziona così il bando. Il bando funziona attraverso uno studio da parte di un esperto tecnico, sì, che ci dirà per fare questa cosa, sì, e per avere guadagno dovete mettere un minimo di canone, come dicevamo, se sarà il canone. Oppure, con risparmio dell'energia elettrica per quanto riguarda le strutture, il comune ha convenienza a fare queste cose, queste strutture. Ma non la vedo così chiara, sa, sì. No, ma comunque lo stesso, cioè, voglio dire, non c'è chiarezza qua. Tu sei un esperto di queste cose qua, tu sai benissimo che se viene utilizzato 10 metri quadrati un po', centro in altro, se ti chiede 20 metri quadrati almeno fino a dicembre è un'altra questione ancora. Non è possibile oggi avere su un piano specifico, no? mi sembra che è stato sufficientemente chiaro a dire che oggi è un tentativo di avere le mani libere, tanto per essere chiari, di verificare entro l'anno che poi scadono gli incentivi, molto mirato da alcuni edifici comunali, non alla totalità. Messo dentro la questione, sostanzialmente noi siamo mirati oggi a verificare. Sì, ma la temporanea sportiva, probabilmente in quelle basta, no? Si può fare. E allora il problema è che se il ministro non ti dice che ti è fornito entro l'anno, perché diremo che no, ma non sarà così. Quindi è mirata questa questione. Mi sembra che il ministro sia stato anche sufficientemente chiaro nel dire che concordiamo che l'anno prossimo bisognerà andare una forma diversa, quindi di un consumo diretto, non lo so se avremo risolto.
se ne avremo, andremo poi progressivamente alla progressione. Questa delibera è per permetterci di muoverci con molta agilità in questa situazione, basta, niente di più, niente di manco, mirata, se volete lo mettiamo, lo limitiamo. Ma io non la vedo così, se il sindaco, però non so, c'è qualche legge dei vincoli, metti in cibi, anche su un marco, su un marco, è così, d'altra parte, c'è nessun problema, sì. È così, cioè nel senso che se puoi tranquillamente votare contro, non è il nostro che stai mica dicendo. No, ma guarda, che non è perché io voglio votarti, cioè, siccome la questione è interessante, che finalmente insomma si parla del fotovoltaico, ma no, questo è il concetto. Sì, ho capito, padre, è un po' passato, hai capito benissimo com'è, perché non è vero che non hai capito, hai capito benissimo. È chiaro che voi tu già chiediamo delle cose che non siamo in grado di dire, perché non siamo in questo momento. Comunque, tu hai capito benissimo, non preoccuparti. Se, no, vuoi, dire, vuoi, per, se vuoi procurarti un alibi per dire lo vota contro, anche se lo vota, ecco un altro discorso. Io non ho bisogno di nessun altro. Ma io solo so, come facciamo via. Allora, no, non siamo in grado, in questo momento facendo un appalto per una cosa specifica. Ti stiamo dicendo, abbiamo intenzione di farlo, ci stiamo provando su una cosa limitata, può darsi che ce la facciamo, come no. Però dobbiamo vedere, punto. Se passa un mese non è più interessante niente. Avremmo sbagliato, basta. Sì, allora, giusto per chiarezza chiedo al segretario perché non ho ben capito. Questa è una delibera di indirizzo. Delibera che autorizza la... Scusi, atto di indirizzo, oggetto della delibera. Con questo atto di indirizzo, questo consiglio comunale che fa? Autorizza la giunta, giusto, a esperire un bando, dico bene? Allora io capisco questo, da quello che lei ha detto. Con questo atto di indirizzo, allora io dico quello che ho detto io. Con questo atto di indirizzo, di libera di indirizzo, il Consiglio Comunale dà mandato alla giunta di poter esperire un bando per poter reperire dei soggetti privati che si rendano disponibili a posizionare impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili comunali. È corretto? No. Non è corretto perché l'autorizzazione è autorizzare la concessione di diritto di superficie dei tetti ove possibilmente l'amministrazione potrà concedere a privati. Allora, è l'autorizzazione a dare un diritto di superficie. A chi diamo il consenso a fare, a chi diamo il diritto di servitù? Di servitù, di diritto di superficie attraverso un bando, quando si farà il bando, perché qui si parla di bando, parla contratto, segretario, certo. Il bando è una cosa, il contratto è tutt'altra cosa. No, mi perdoni, io ti sento dare, anzi questo che dico lo chiedo anche che venga verbalizzato, perché io ritengo che siano profili anche di non legittimità di questa delibera, lo dico apertamente, perché appunto se parliamo di bando io sono d'accordo con lei e questa sera diciamo, questo Consiglio Comunale si esprime favorevolmente o meno a poter valutare la concessione del diritto di servitù previo esperimento di bando, come c'è scritto una parte, e quindi il contratto non ci azzecca nulla, mi perdoni, oppure siamo di fronte a una delibera con la quale diamo già incarico, mandato alla Giunta di poter, io dovrei stipulare anche un contratto con un privato in questa formulazione. La contraddittorietà sta nel senso che andiamo a rileggere anche quella che è la proposta di delibera, perché voi dite che ritenuto che sia importante che la, individuare un soggetto privato che si faccia carico della realizzazione e manutenzione al quale sarà riconosciuto il diritto di sfruttare economicamente quanto realizzato previo bando barra contratto, ok? Dite, verificato che la concessione di diritto di superficie è competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo, dite, delibera di autorizzare la possibilità di concessione del diritto di superficie finalizzata alla realizzazione di impianto fotovoltaico da parte di danno soggetto individuato con bando pubblico, quindi corretto, delle coperture dei seguenti e stabilire i rapporti tra il soggetto privato aggiudicatario, ok? Quindi aggiudicatario che cosa?